lei buonasera proviamo subito a chiamare marione buonasera a tutti eh, chiama allora da qua vediamo se anche stasera avremo problemi sa 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 ok ti sento bene eh, aspetta eh solito problema <ride> è una costa allora, per sentirti, secondo me ti sentono. Ditemelo, ditemelo ragazzi, per piacere. Mi sentite? Adesso, eh, bravo, bravo Edo Grimmi. Ah, Eccolo lì, tac. Mamma mia, perfetto. Uh, bisogna, via. No, e perché figa? Porco Diaz, aspetta, ecco, eh, ho schiacciato una roba che non dovevo schiacciare. Insomma, okay. le solite. Uh, chiudi. Ok. E, 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 e. Porco due. Aspetta. Aspetta. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Fanculo. Skype, 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 Skype. No. Eccolo. Visualizza finestra con nomi vuoti? Ma no, figa. Vabbè, ma va bene lo stesso. Facciamo così. Provate, mi dite se vedete, sentite Marione? Mi sentite? Tutto bene? Secondo me ci siamo. Aspetta, eh, facciamo così. Non è tutto bene? Perfetto, sentiamo benissimo. Vediamo entrambi. Ottimo, quasi insperato. Allora, Mario. Diche. Come die? Die, die. Dica lei. Le allora, L'ho chiamato. <ride> io ho chiamato e tu rispondi. Dunque, partiamo da, da una premessa. Posso raccontarla? Dica. <ride> no, tu dovresti già saperlo. Allora, inaspettatamente. Inaspettatamente, la settimana scorsa, eh, mi arriva un pacco a casa e mia mamma mi scrive: è arrivato un pacco di Amazon. Ha detto, ostia, non aspettavo niente. È arrivato da Mario con cognome, che non, per privacy non diciamo, ma il pacco è di Amazon e ho detto, mmm, qui c'è qualcosa di strano. E in buona sostanza, adesso senza fare troppi giri di parole, il buon Mario mi ha prestato il suo Steam Deck per un tempo non... Ecco dove era finito! <ride> non definito! Perché in buona sostanza si è accorto della mia eh, totale incapacità nel prendere la decisione se procedere all'acquisto oppure no. Perché eh, tutto quello che so riguardo Steam Deck deriva sostanzialmente dalla live con te dell'anno scorso, dalla live con Vito Juvara e con una prova di non più di 10 minuti. Quando mi ero beccato con Vito quest'estate a, a Milano. No? Quindi tutto sommato un'esperienza veramente poco. Mm, come dire, grazie Luciana, è veramente poco consistente per poter prendere una decisione così importante ai fini di un eventuale acquisto prima o poi. Grazie Marco. Bene. Ora, perché me l'hai prestato? Ah, te l'ho prestato perché ti vedevo lì sempre pensieroso ah Steam Deck, voglio Steam Deck però ahimè ce n'è tante di scelta ahimè non so cosa scegliere, cosa no io mi ritrovavo con due dispositivi simili in casa uno a prendere polvere, l'altro no è qua dove ti volevo portare infatti perché eh, tu a distanza di relativamente poco tempo dopo aver ricevuto a casa Steam Deck hai comprato rogue and Lie. Yes. sì. e da lì. Praticamente mm. non hai più toccato lo Steam Deck. Mm, Nio, l'ho portato in ferie insieme a Rogalli per farlo provare a questo mio cugino che se ne intende di informatica. Così, per curiosità sua, sì, però a giocarci, no, non l'ho più toccato. Mm. Allora, io ti dico le mie esperienze dopo circa una settimana che ce l'ho in casa. Dopodiché vorrei che tu commentassi con me queste insomma queste queste mie appunto, impressioni a caldo, ma poi anche entrando a gamba tesa con facendo paragoni con eh, Roghellai, Rogalli, come cazzo si chiama, eh, non ho ancora capito. Allora il dispositivo perché Chiamarlo console wow, mi sta troppo sul cazzo. Cioè, sì. è, un... è una console, correggimi se sbaglio o se non sei d'accordo, è una console portatile nel momento in cui tu la apri dalla confezione, ti attacchi il tuo account di Steam e da lì non ti muoverai mai più. Esatto. Wow cioè da quel punto di vista lì allora se vogliamo potrebbe essere equiparabile ad uno Switch se vogliamo. Sì. Ok. Cioè ad uno Switch, attenzione, ad uno Switch nella sua mh, versione portatile, perché la comodità di Switch di poter switchare tra eh, dock e portatile, questa console non ce l'ha. Devi comprare il suo dock, devi comprare okay. il suo dock e quindi è già un passo in più rispetto a... Esatto. Okay. Non, non è compreso, sì. Esatto. Però al tempo stesso, e questa è una eh, opinione di cui mi sono accorto praticamente subito, è che si tratta di un dispositivo, di un gioiellino talmente particolare che, passatemi il termine, è quasi riduttivo utilizzarlo solo per Steam. Esatto, perché è un computer alla fine. Perché è un cazzo di PC che esatto. c'hai tra le mani. Con e tu... quindi ti apre la strada a tutte le altre cose, tipo Game Pass, cose, cose così. Non, non ti limita a un solo store come le altre console. Esatto. E proprio per legarmi a questa cosa che hai detto tu, per me è la console, chiamiamola console, chiamiamolo dispositivo portatile, eccetera. Perfetto, perché a fonte, altra premessa che vi faccio, Mario me l'ha inviato, ma prima di, inviarve, di inviarmelo, mi ha anche già installato tutto ciò di cui avrei bisogno per la mia situazione attuale, cioè la mia situazione attuale che mi vede utilizzare veramente tanto la portatilità di Switch, eh, specialmente da quando ho fatto Trasloco, mi sono cambiati un po' eh, gli orari in casa. E per appunto sfruttare l'opportunità di poter continuare a giocare grazie alla sua portatilità, quindi quando il televisore è già eh, occupato da altri membri della mia famiglia e io voglio andare avanti a giocare, sia con giochi del Game Pass, giochi installati sull'Xbox e quindi giochi in remoto, stessa cosa per la PS5, quella è l'ultima cosa che mi rimane da provare, non l'ho ancora testato però. Eh, do per scontato che nel momento in cui tutti gli altri miei dispositivi portatili che ho in casa e che ho eh, utilizzato nel corso degli anni per giocare in remoto parlo di iPad qualche rarissima volta di iPhone soprattutto di Mac hanno sempre funzionato tutti discretamente di merda specialmente nella, nella casa vecchia ora funzionano meglio probabilmente perché ho cablato le console, ma qualche sorta di laghettino c'è ancora che mi sta abbastanza sulle cazzo, cosa che con Steam Deck non è avvenuta. Quindi una soluzione del genere, cioè un dispositivo che mi consente di utilizzare tutte le console in casa, vabbè, a parte Switch ovviamente è l'ideale per me. E finora, questa settimana, eh, da quando appunto ce l'ho qua a casa, Vabbè, l'ho utilizzata prevalentemente per testare tutte queste cose. Non ci ho ancora giocato in maniera eh, ossessiva, ma lo farò perché nel momento in cui terminerò mm, il gioco che sto giocando su Switch, andrò avanti con Alan Wake 2 in maniera più intensiva. Sia... Vale! Vamos! Sia, grazie Sash sia in modalità, vabbè, classica al televisore, sia in modalità portatile con Steam Deck. Uh -huh. Ma e qua veniamo al punto fondamentale. Ok le guide in rete, ok che tu mi hai già preinstallato, diciamo, quello di cui avevo bisogno sono state comunque delle belle madonne. Eh sì, come avevo detto nella sulla live. Sì. Non, è, non è un prodotto pensato per chiunque devi comunque, un, neanche dire un minimo devi comunque saperci fare un minimo è anche riduttivo per certe cose ma questo è per colpa di Linux che merito e colpa alcuni apprezzano, alcuni no però da questo lato qui Linux deve ancora migliorare molto non è come Windows che trovi l'app, la installi e finito c'è tutta un'altra matrina da fare, come sì. hai visto con, il, visto con Xcloud perché per esempio il mio problema iniziale nonostante le eh, installazioni che appunto Mario mi aveva già predisposto, il mio problema è stato far riconoscere gli input al, alla console nel momento in cui facevo partire un gioco, indipendentemente dal fatto che fosse eh, un gioco giocato su Xcloud, quindi diciamo dal Game Pass quindi in streaming, sia in riproduzione remota da, dalla console. Funzionava tutto, cioè si avviava tutto quanto, ma non, la console non prendeva gli input dei, dei una volta dentro il gioco, non prendeva gli input di, dei pulsanti sì, o non leggeva il controller integrato. Esattamente. Quindi anche lì c'è stata una sorta di eh, mia informazione dal punto di vista delle guide, eccetera, e soprattutto di rompimento di coglioni a Mario alla fine della suonata dopo tante madonne sono riuscito a far funzionare tutto non so come però cioè per dire leggendo queste guide arrivi per forza al punto in cui devi inserire delle stringhe di codice nel terminale no ok sì per me anche quello è stato un dito nel culo innanzitutto perché banalmente se non me l'avessi detto tu non avrei saputo tirare fuori la tastiera ok eh. Secondariamente perché le stringhe da inserire non sono proprio immediate e, e quindi poi... anche fare banalmente un copy and call da un browser che avevo aperto da Steam Deck anche in quel caso lì non è stata una cosa eh, eh, semplicissima. Poi, questo perché ovviamente uno vuole usare solo, solo Steam Deck se non avresti dovuto allacciarci un mouse e una tastiera e eh, usarlo come avresti fatto prima. Eh, quindi ecco, diciamo che posto, facciamo sempre la solita premessa che se uno compra Steam Deck per giocare i giochi che sono su Steam, Steam. Eh, tra l'altro eh, non tutti compatibili ma facilmente riconoscibili, quelli compatibili, quelli no, quelli parzialmente, eccetera, se uno la utilizza così può andare anche abbastanza tranquillo. Esatto. Nel momento in cui devi fare, vuoi fare qualcosina di un pochino mh, più complesso, qualcosa in più rispetto alla console base, al dispositivo portatile base, rispetto a Steam Deck base, lì cominciano i cazzi, secondo me. Mm -hmm. Sì, sì, concordo. Io avevo mantenuto Steam Deck senza metterci le mani sopra come ho fatto prima di passarlo a te. Proprio perché volevo, ed era nelle mie intenzioni, fare una live per far vedere le differenze fra come esce una console e come esce l'altra mm. fuori dalla scatola. Poi è andata così, allora ho detto, già che ci sono, io lo metto a posto e poi lo mando. Ma torniamo un attimo al momento in cui hai deciso di comprare Rogalli, yes, qual è, cioè, qual è stato il motivo scatenante? Era come Steam Deck solo che c'era Windows sopra. E quindi, cioè? E quindi era più facile installare le varie applicazioni, meno menate eh, e quant'altro, e allora l'ho preso. Non, non troppo contento dall'esperienza con Steam Deck, però comunque convinto nel, nell'apparecchio in sé perché ho visto che mi, mi ci trovavo bene anche al bar quando nei tempi morti oppure svaccato sul letto comunque visto che era una cosa che utilizzavo mi dispiaceva dover smadonnare tutte le volte con eh, con quell'affare lì allora ho optato per prenderne una con Windows sopra e? e mi sono trovato meglio perché io anche io so usare Linux, però per, per gaming mi fa cagare, uh -huh. ha troppi problemi che mi stanno migliorando giorno dopo giorno. Grazie a Steam Deck la community, lo stesso Steam, tutti quanti si stanno mobilitando per renderlo molto più fruibile di com'era quando era il day one di, di Steam Deck. però io avevo fretta, volevo una console del genere, mi uh -huh. piaceva troppo l'idea, non volevo smadonare dietro lo Steam Deck e avevo allora preso Rogalli. E da questo eh, punto di vista, quindi, è stato... Cioè, da quello che so, correggimi se dico delle cazzate, eh, rispetto soprattutto al primo modello di Steam Deck, cioè questo, Rogalli praticamente migliora tutto quanto dal punto di vista prestazionale, ad eccezione della batteria. Sì, esatto. A livello di prestazioni, tranne che la batteria è superiore, sì. Ma Però è... È... Ma... si parla comunque di minuzie, eh? mm. non è che... Però, cioè, per dire, la, ehm, in questa settimana qua io di cicli di carico e scarico, ne avrò fatti due o tre, no. Ok e sostanzialmente. Vabbè, io la sessione più lunga l'ho fatta proprio con Alan Wake giocato in streaming dalla, dalla okay. dall Xbox. Oh, rendo, quindi okay. sicuramente già in quel caso lì ti ciuccia meno, meno batteria sì, rispetto sì. A, a un gioco nativo su su sì. Steam Deck no e va bene ho visto anche sì effettivamente una sorta di calo diciamo costante dalla batteria nel momento in cui andavo a smanettarla no cioè andavo a smanettare la console e prova questo eh, cerca di trovare la maniera per risolvere quel problema eh, riavvia eccetera insomma la batteria calava ma tuttavia io faccio molta fatica a considerare così negativo il, il consumo di batteria nel momento in cui se anche una console dovesse, di questo tipo dovesse durarmi un paio d'ore che sicuramente non è tantissimo cioè non mi è mai capitato di fare due ore in portatile, cazzo. tu la, certo. la, 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 la durata dell'autonomia, dell diciamo, della batteria è un fattore mh, fondamentale per te? a me personalmente no ma perché... Per forza di cose, io quando gioco sono sempre vicino a una presa della corrente anche al bar, volendo quando ho il mio momento di pausa. Eh, la mia presa è vicinissima, quindi delle due gioco col cavo attaccato e basta. Ma sì. Parlo per me, però capisco che la, la durata della batteria sia una cosa importante per tanti. Dopotutto, è comunque una roba portatile. Se mi fai una durata che non dura un cazzo, è difficilmente considerabile, portatile. sì, ma quanti fatti? Quantificami, secondo te, il cazzo? Cioè, quanto dovrebbe essere una, una durata così breve da dire figa una batteria di merda? Cioè, non dimentichiamoci, secondo me, poi sicuramente ci sarà qualcuno che utilizza questi dispositivi portatili in maniera completamente diversa rispetto a me, ma io faccio molta fatica a pensare ad una mia sessione portatile che superi... Un'ora, un'ora e mezza ah, è una domanda non, non, non troppo semplice. Perché anche quando sono in giro, anche quando sono al bar, non è che mi metto a giocare chissà quale gioco AAA A, su chi ha batteria della Madonna, certo. Sento... Poi dipende anche dal sì, gioco. Giustamente, è gioco roba un po' più easy anche per la batteria, mm. allora non è, non è che ci faccia poi più di tanto caso, mm. ma. Una durata non del cazzo. Se reggesse le due ore con giochi anche importanti sarebbe già un, una durata interessante. Certo. Perché comunque sono comunque due ore. Eh, guardando le ultime novità a livello di queste console penso ci siano raggiunte le tre ore. Ma si parla di Cinesone e che per quanto abbiano prestazioni da vendere, io rimango sempre diffidente per i lati di garanzia e cose varie. Non... Uh -huh. A meno che non arrivi sul mercato europeo, neanche ne sto più di tanto a guardare, solo per curiosità. Certo, ma mh, giusto mh, per deviare un attimo il discorso, in, in questo... Testing Deck, quando è che era arrivato? Mi è, eh, mi è arrivato, se no, sei mesi dopo il lancio. Quindi era estate? Eh, era estate. Secondo me sarà stato forse primavera? Sì, io l'ordinai in autunno eh, quando quindi... lo annunciarono. Ok, quindi Era un... primavera, sì. diciamo quasi sì. un anno fa più o sì. meno. Sì, sì, eh, sì. In quest'anno qua abbiamo visto una fioritura cazzo di, di, sì, di sì, tutti sì. questi dispositivi. E sembra tra l'altro che non sia ancora terminata questa corsa a questo settore ben specifico del, del mercato videoludico. E non videoludico, perché, ripeto, sono dispositivi che volendo potrebbero anche essere utilizzati per altro. Ma, ok, Steam Deck con te non ha avuto una, un grandissimo feeling, diciamo. Con Roguelite ti trovi bene, ma ti è venuta voglia di acquistarne altri? Sì, quando troverò... Quando però non... Ehm... Non le Dongo MSI, no. Io acquisterei per fare un esempio, o Steam Deck 2. Ma per fare un esempio, cioè l'evoluzione. Mm. Per ma te l'OLED non è già un'evoluzione? Non, non le Minute? Non ho capito. Minute, minute. È la versione OLED dello Steam Deck non è già un'evoluzione o un pseudo no, Steam Deck non 2. non è che cambi poi troppo. Ho detto non, non, voglio qualcosa di più netto. Cioè, alla fine anche con Oled giocherebbe o meno le stesse cose che gioco adesso, cioè, con le stesse qualità, più o meno. Mm -hmm. non, è, non è abbastanza. Quindi, diciamo che quelle uscite da Ro Ro Roghelai mi sembra sì, la seconda, così. sostanzialmente da lì in eh, poi sì, i, i Rogali, poi è uscito Legion Go, adesso devono arrivare quella di MSI e quella di Commodore. Sì. <ride> E poi vabbè, sono le Cinesone, aglianeo sì. sì, sì, perché tra l'altro anch'io ripeto e, ed è una cosa che ahimè posso confermare ora che ne ho una tra le mani. Nel momento di mia massima eh, disperazione, nel momento in cui appunto ho detto: Forse un dispositivo del genere potrebbe fare al caso mio, mi sono trovato un. Pletora di giochi, di, di dispositivi, di, di cui dannato colui che sta tra i cieli, non è possibile trovarne uno, indipendentemente dal prezzo. Che possa essere considerato positivo in confronto alle altre. Esatto. Cioè, un, una di queste, di questi accrocchi, che puoi dire: Ecco, questo, sicuramente, sotto tutti i punti di vista, è il migliore. Non c'è? Tipo, ci fosse stato un Rogalli Pro, ad esempio, che era sopra tutte le altre. Eh, un Rogalli Pro potrei anche pensarci, ma non... Pro non è abbastanza. Cioè, cosa che non... Beh, bisognerebbe vedere cosa cambia, però non... Pro per dire. Eh, well, questi capito. tuoi dubbi anche mi hanno aiutato a prendere questa decisione. Mm. Anche perché, come ti ho scritto, a me dispiaceva vedere... Tenne il dubbio. Lei a prendere polvere... Adesso, adesso muoia la smollo. Se gli piace, bene. Se non gli piace, cazzo, bene. Me la rimanda. Eh sì. eh, scordatelo. No, adesso, a parte gli scherzi, come dicevo prima, una cosa del genere è davvero risolutiva per me. Però, se tu non ci fossi stato con questo eh, graditissimo invio, davvero... È un settore ormai ampiamente battuto, ma che è, per cui è difficile riuscire a dire: cazzo, me ne frega niente, spendo 1200 euro, quella è la soluzione per me. Esatto, lo so perché anch'io, per o male, ragiono con me. Te infatti, sono arrivato a prenderne due, è eh, certo, Beh, eh, però... ed è porco cane quel. Quell'odore inconfondibile di PC Gaming. Che figa, io faccio fatica a digerire. e per, per quello allora di PC portatili Fanno, uh, Non fai in tempo a comprarne uno, che ne esce, un altro, che già, cioè, ma proprio sull'istante cioè, ho comprato Steam deck quando mi è arrivato già, già c'era il pre-order di rogalli <ride> cioè, oh, la, 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 tu prendi rogalli e c'era il, il e c'era eh, il John c'era le... il... cioè, pronto ad arrivare cioè, cioè, uno secondo me di fronte a questa a tutte queste questo ventaglio di possibilità dovrebbe faccio meno di dirlo ovviamente tener conto dal, dalle proprie saccocce questo è ovvio ma anche capire cosa uno dovrebbe prediligere da eh, qual è l'aspetto su cui magari uno non transige e dice buon eh, compro di conseguenza ma per esempio nel mio caso ora che lo so farei fatica a dire dovrei prescindere da windows cioè per me windows sarebbe imprescindibile perché c'è troppo bordello con questa con Linux eh, e da lì invece è nato l'altro pensiero gliela, gli installo io le cose così ce le ha già. Ma ti ringrazio <ride> do, doppiamente, eh sì, perché... Perché, perché anche quello avevo pensato: ho detto: sì, però qua c'è da diventare stronzi, per mettercele tutte le cose. Aspetta, che gliele metto prima. Ma certo, ma certo, perché <ride> cioè, ripeto, se non ci fossi stato tu, e un giorno avessi detto: Boh, ho deciso. Steam deck. Eh, probabilmente Steam Deck sarebbe davvero. È stata la mia scelta perché nel, nel momento in cui devi scegliere ok Windows, però devo pensare anche alle saccocce e Steam Deck costa meno obiettivamente, no? Esatto, esatto. Eh, però, ok, prendi Steam Deck e dopo, però, se voglio fare tutte le operazioni di contorno, cioè Installa il, eh, il eh, coso per giocare l'applicazione per giocare in remoto dall'Xbox, dall dalla PS5, così mi sarei trovato un po' nella merda. Ora, sicuramente qua tra i ragazzi che ci stanno seguendo, sono tutti laureati in informatica e quindi eh, sono operazioni facilissime eh, tu per idea, tutti. Ma per idea me no, ma anche con le mie conoscenze, quanto è stato difficile fare un discorso, perché anche io sono bravo, ma io cercavo di parlare. Dal punto di vista di uno che non, non, non le tocca queste cose, e tutti quanti dirmi: Ma no, ma va là, è tutto cagato. Ma tutta cagata, se hai le mani, fai girare Doom sul tuo frigorifero. Non vai in giro a dire che il frigorifero è una console perfetta, no? È, è vero, cioè, senza eh. Eh, esagerare. Sì, però ma... eh, mh, è come dicevo prima. Cioè, se tu ti fermi a Steam, va benissimo. Esatto. Nel momento in cui vuoi fare qualcosa in più, e Cominciano un pochino i cazzi, poi, per carità, la rete è piena di, di guide, sicuramente corrette, eccetera, ma non è per tutti, ecco. Eh, metterci mano, sì, sì, sì. E, e quindi invece, eh, con eh, Rogelli ti trovi meglio per la questione Windows, ma in anche a livello di ergonomia ti trovi meglio? L ergonomia mi trovo meglio con Steam Deck. Mm. Per eh, più motivi, sia per la forma mi, era più maneggevole alla mano e per un'altra cosa che quelli che hanno studiato il, il rogalli non hanno ben pensato che mettere le bocchette dell'aria vicino a, ai grilletti non mani. è proprio il massimo, mi cuociono le mani. <ride> Anche qua, effettivamente. Qui ci sono le bocchette d'aria, qui ci sono le d'aria. Cioè, se, se giochi quest'estate che mi sono. Ok, ero al fresco, eh, Però anche do, dopo un'oretta o due, era bella caldina, <ride> la questione mm -hmm. proprio da austinarti le mani adesso è migliorata sia qui che su Steam Deck. Sono usciti aggiornamenti per la ventola che non la fa andare a busso. A prescindere, è sta un, un po' più calmina. E mm. tutto quanto, però gli inizi era veramente... Prima sentito. tra i ragazzi in chat, che tra l'altro invito a, a porre domande a Mario nel momento in cui ci sia bisogno di fare dei, dei, dei paragoni tra i, tra i due modelli, qualcuno parlava di chiedeva riguardo la... Rogalli è più rumoroso, l'avevo letta la domanda. Sì? È sì, Rogalli è un filo più rumoroso. Anche dopo tutti questi aggiornamenti qua che dicevi? Sì, Ho provato Steam Deck prima di mandartelo, ho fatto dei paragoni. e Rogalli continua a essere un filo più rumoroso di, di, di Steam Deck. Mm. Io mh, su questo non metto bocca perché, ripeto, avendo giocato solamente in riproduzione remota... Eh, ovviamente. La ventola non si sarà neanche sentita. Esatto, non, non ho mai sentito le, le ventole girare in maniera. No, non ho mai sentito girare. Ecco, tutto lì agli inizi Steam Deck sembrava una vaporetta proprio cioè, buttava aria mm. veramente un phon mm, 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 <ride> e Legion no, sì. Go invece? Eh, Legion Go allora se tornassi indietro dovessi scegliere forse prenderei Legion Go perché è più portatile e oh, Ma eh, rispetto beh, a cosa? Ma hai i rispetto sì, ma... a Roguelai, figa, mi una padella dai... dalle... mi sembrava la più grossa. È una padella, è più grossa se lo tieni tutto unito, però hai i Joy-Con staccabili e mi entra meglio nella borsetta, uh! <ride> 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 ma, ma quindi una cagata. Cioè, solo per quello, non è che non, non l'ho preso alla fine. Mm. <ride> C'è Ale Ferreri se, che, chiede, se che, scusa, che, che chiede a livello di tasti invece come ci confrontiamo i due aggeggi. Eh, guarda, se vuoi ti faccio anche sentire questo qui. Ah, rumorosità la rumorosità dei tasti? La rumorosità dei tasti, secondo me Steam Deck è fatto da Dio da questo punto di vista perché ma non ah, si sente assolutamente nulla. <ride> Stavo per dire che sono simili, però questo fa un po' più rumore. Zero. Cioè la situazione è decisamente peggiore con il controller il della controller One, Xbox. della dell Xbox, sì. Madonna. <clears throat> Eh, Dart 1989 dice, per più rumoroso cosa intendete? Un paragone non lo so con qualche console fissa? Eh, no, niente a livello di console fisse. Cioè, rumoroso console fisse mi viene da pensare alle Playstation 4, ma non, quelle erano dei jet, non, è, non, puoi, non puoi paragonarle. Sì, direi che... Anche a livello massimo di rumorosità non è, non è nulla di troppo fastidioso. Eh. Mm. Se devo paragonarle ero galle più rumorosa di Steam Deck a livello di video eh, Ale ti chiede sempre ma lui chiedeva per i tasti a livello di mm, ergonomia sì di, di disposizione di come ti trovavi mm, meglio no mi trovo no mi trovo meglio con Steam Deck sin sinceramente parlando mm. qui non hai i i, i cosi i trackpad su Steam Deck sì, non che, non che siano granché in game, però comunque la disposizione dei tasti come comodità da tenere in mano ho preferito Steam Deck. Allora, io il mio paragone lo posso fare con Switch, io non ho due mani che sono due mani... Ma tu con Switch ovviamente intendi con i Joy-Con di Switch, giusto? Non quelli pro come ce l'abbiamo io e Robby per esempio. Cazzo sono i... Pro? No, quelli originali, diciamo. Eh, io con quelli originali non riesco proprio eh, a Eh, Ma perché tu hai, hai le mani proprio... molto più grandi delle mie. Eh, Second... <ride> che devo fare? Eh, eh no, lo no, so. <coughs> no, però dico che io nonostante non abbia delle mani enormi eh, e considero Switch adatto alle, alle, mie, alle mie mani, Steam Deck è decisamente più ingombrante e anche un po' più pesante rispetto a Switch, ma la disposizione è... È, è ottima di, di tutto quanto. Ti dico la verità, nel momento in cui non utilizzo la, la modalità desktop di, di Steam Deck, non sento tutta questa necessità dei, dei trackpad. Ma penso che questi siano d'accordo praticamente tutti. cioè, eh, non che funzioni male, bene, eccetera, no? È non, che non servono, non servono esatto. Uh. Ti chiede David quando giochi quale dei due si blocca di più? Si blocca. Tipo schermati di errore, credo. No, A bloccarsi no. Ho brutti ricordi di Steam Deck perché all'inizio inizi avevo una batteria che non mi durava 20 minuti. E allora mi moriva sempre in mano. Ah, ma ti faccio una domanda stupida io. Ma... Windows che hai su Rogalli è un Windows diciamo a tutti gli effetti è, normale, è un Windows a tutti gli effetti però nel, nel momento in cui aspetta che <coughs> allora mostra adesso nel momento in cui tu entri su Steam no ma eh, te lo chiedevo sì, perché? Domanda stupida da ignorante infatto di Rogalli o di qualsiasi altro dispositivo portatile che monta Windows di, di base, lì non si dovrebbe più, cioè non, non esiste più il discorso della compatibilità. No, infatti, qui per, è compatibile è Windows. tutto quanto, è compatibile tutto quanto, in più. Mi fa il favore di uscire da qui. Mm -hmm. Vedi, questo è il tuo Steam Deck praticamente. Sì. Così, C'è la modalità proprio apposita di Steam e ti ottieni il tuo Steam Deck anche su Windows, rimani sulla dashboard è come se avessi Steam Deck. Certo. Non hai problemi di compatibilità. Ora non è il tuo caso, però eh, non mi ricordo se è stata risolta la cosa. Mi sembra di no, eh, su molti giochi online, multiplayer. Su Steam Deck non ti fa andare perché il sistema di anti-cheat non va d'accordo con Linux. Mm. Questo è un problema che sulle console con Windows sopra non, non esiste. Eh, eh figa, però. Adesso, perché? ovviamente, non è il mio caso. Non è il tuo caso, però, quanti ragazzi invece. Però, è? figa, è una cosa che eh. bisognerebbe sapere. Eh sì, ehm, ecco tutto quello. Eh, sì, c'è la sua dashboard. No, se no è Windows a tutti gli effetti. come un computer normalissimo, sì, sì. Eh, la modalità desktop. È desktop, cioè Windows. Mm -mm. E a te che le hai spipolate entrambe, ti chiedono qual è lo schermo migliore tra i due. Rogalli, Marta, ma che è ancora LCD. LCD. Esatto. Ok. Se no ovviamente quello di Steam OLED ci sta. C'è Dart 1989 che dice come ergonomia penso non ci sia nulla di superiore al PlayStation Portal. In fondo è un controller con schermo che entra benissimo tra le mani. Poi sarà scomodo da trasportare ma sono tutte così grandi che comunque ti serve una borsetta. Io... Trasportare? Portare. <coughs> Io dire la verità, ho visto delle eh, recensioni, perché non l'ho provata con le mie mani, ma di PlayStation Portal non ne parlano proprio così bene anche dal punto di vista dell'ergonomia, per il semplice fatto che, se anche è comodo, avere un, uh, un DualSense spaccato a metà, quando tu con il pollicione vai a muovere questa levetta, con eh, il dito copri parte del, dello schermo. Mm. E non è proprio un'idea geniale. Cioè, mi è capitato spesso, magari non dall'utente, dall'uomo della, della strada, ma dalle recensioni di testate giornalistiche più o meno eh, affidabili, mi è apparso di capire che Portal sia uno strumento, diciamo, molto, molto, molto opzionale, ovviamente, un accessorio, ma che abbia trasmesso l'idea di Sony di dover fare una roba un po' alla svelta per uscire sul mercato con un accrocchio da 200 e rotti euro, ma senza questi accorgimenti che probabilmente da, da Sony uno non, non si aspetterebbe, cioè de, delle cascate di stile ecco, da questo punto di vista sì ma anche perché prima dei vari annunci con le caratteristiche ufficiali tutti quanti si aspettavano fosse una sorta di console anche quella fatta e finita che permettesse anche il remoto di playstation 5 non solo quello non lo so non aprirei il discorso portal se no non riusciamo più esatto come si naviga in modalità pc Thomas, si naviga molto bene un touchscreen agli inizi. Di Steam Deck, sinceramente, era veramente una roba quasi impossibile. Fra tastiera che non ti leggeva i tasti, ehm, schermo piccolo, dita grandi. Adesso sinceramente dopo tanti aggiornamenti sia Rogalli che Steam Deck si naviga discretamente bene sulle modalità desktop senza usufruire di mouse e tastiere. Ma, ma, ma tu lo utilizzi per questa cosa? Navigare? Mm. Poco. Quindi... Cioè Rogalli che ha Windows quindi con tutti le, diciamo, le, gli aspetti positivi di avere un sistema operativo... Al 100% che utilizzi anche sicuramente su altri dispositivi, ma Rogalli lo utilizzi anche per altre cose oltre che per giocare? Solo quando sono stato in ferie quest'estate l'ho usato come PC, ma, ma, ma per fare chiamate su Skype, eh, navigazione semplice su web, guardare video su YouTube perché era il mio computer che mi sono portato dietro, ma no. Mh, per la maggior parte del tempo lo uso come una console e basta. Cioè, diciamo che correggimi quando tu hai deciso di comprare Steam Deck, quando poi hai deciso di comprare Rogalli, tutte queste funzionalità in più, no, c'erano anche no, ti interessava? Cioè, ti, hanno, ti ha spinto verso l'acquisto, il poter, poter fare anche queste cose. No, mi ha fatto piacere che ci siano, ma non, non hanno spostato la bilancia. Beh sì, ma alla fine è come... Eh, C'è YouTube, credo, su Switch. Cioè, sì, però lì devi aspettare le app sue. Esatto. Dico, ok, sono contento che ci sia, ma non l'ho mai utilizzato. Cioè, mai mi verrebbe... Cioè, anche quando vado in ferie che eh, Switch... No, tirerei fuori il telefono e userei quello. Esattamente. <ride> ma mai mi verrebbe no. in mente di utilizzare una bestia del genere, ma anche Switch, per andare no. su YouTube. <coughs> ma lì in ferie c'è da dire che comunque l'avevo collegato a un monitor, quindi c'era una TV e quindi avevo lo schermo più grande. Faceva proprio da computer. Mm -mm. E quindi, meno male, sì, se, ave, se non avessi avuto alcun monitor, me la fossi portata solo lei così, molto probabilmente no, avrei usato solo il telefono per fare quelle altre cose. Cos'è più pesante tra le due? Rogalli, ma perché è leggermente più compatta. Mm. Quindi leggermente più compatta, il peso bene o male è quello, però si sente un po' di più perché è più compatta. Mm. Però siamo lì, non c'è tutta questa differenza. C'è Dart che ti chiede, il fenomeno del burn-in degli OLED... <coughs> è me... oh, Grazie, dopo a fine live ringrazio tutti quanti che si sono iscritti. Il fenomeno del burn-in, dicevo, negli OLED è meno frequente ai giorni nostri, ma non avete paura che questi dispositivi possano esserne ancora affletti? Insomma, vi trovate di fronte a Steam Deck o anche a PlayStation Vita? Cosa scegliete tra OLED... Ed L.C.D. Non ho capito bene la domanda, però se vai a controllare nei vari forum, anche su Switch OLED c'è tanta gente che ha avuto problemi con il burn in, però si tratta anche di gente che lasciava la, 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 o l'ha fatto di proposito, o lasciava la, la, cioè, devi veramente essere stronzo per, per no, bruciarlo, esatto. Cioè, è quello cioè... che stavo dicendo io perché. Soprattutto su una console portatile, devi rimanere fermo sulla stessa schermata per quanto tempo poi con la console accesa. <ride> non lo so, non lo eh, non capisco. C'è gente che purtroppo c'è che dentro, ma devi anche capire che purtroppo è un problema proprio di odio. <coughs> diciamo che... Ecco, nel momento in cui dovessi scegliere tra. Uh, Steam Deck OLED Steam Deck LCD OLED ha il problema se vogliamo come diceva Dart del burn, del in. burn in e okay. quell'altra quell no però eh, OLED ha l'OLED e quell'altra no io tra le due sicuramente prenderei l'OLED non sì. solo per il discorso batteria perché come mi insegnate voi l'OLED ciuccia meno quindi la batteria ti dura anche un pochino di più ma proprio perché e questa potrebbe sembrare una cazzata, ma mh, ve lo posso assicurare. Avendo gli occhi su una console portatile come Switch OLED eh, passando a Steam Deck, la differenza si vede. È come dicevo quando avevo le due i due switch. Sì, esatto. E dicevo che facevo avanti e indietro. Si nota ogni volta eh, era un'esplosione di cose. Cioè, nel momento in cui io mi ricordo che ho acceso per la prima volta lo Switch OLED con gli occhi abituati, diciamo, allo Switch vecchio, l'ho detto subito, e eh, ostia, che bei colori, come sono più brillanti, più sgargianti. Cioè, la differenza si vedeva come Sì. Adesso al contrario si vede che non è un OLED questo. E al tempo stesso sto, so che eh, la differenza tra chi aveva questa ed è passato a Steam Deck OLED si è bagnato i pantaloni. Eh. Thomas dice: Non so se si sia già affrontato l'argomento. Per una persona che ha un PC e anche Switch. Queste console hanno comunque una nicchia. Più che una nicchia, secondo me, hanno ragione di esistere. Ha senso che acquistarle. Considerando che i giochi grossi difficilmente li giocheresti sullo schermo piccolo, e Switch, per quanto abbia giochi più costosi, non ha il costo d'ingresso di 500-700 sacchi, ha una sua nicchia anche per il videogiocatore che, per altri motivi, i giochi di eh, ha già a casa una portatile che fa girare gli indie. A te la parola. Ti direi no, ma... Tu, tu, tu pagheresti, eh, Thomas, 700 euro per giocare i giochi su PC sul letto? Beh, uso il portatile quello lì, ho capito, io non mi trovo bene, quindi sì, prenderai questa qua. Uno che dice, sei già un parco titoli ben, forni Lollman, ben fornito eh. su Steam, allora sì, altrimenti no. Secondo me no, non è vero. Per, ma per come ragiono io ovviamente perché nel momento in cui io ho un parco titoli corposo vuol dire che o sono stronzo perché continuo a comprare e gioco poco cosa in cui io mi, mi ritrovo assolutamente però cioè se ho soprattutto un pcista che quindi c'è il suo bel pc quindi non ha problemi di televisore occupato da altri membri eh. della famiglia eccetera cioè non vedo la necessità di avere tutta questa libreria disponibile anche in portatile, ok? Ma proprio perché stiamo parlando di un pcista che quindi teoricamente ha il suo bel pc con la sua bella postazione e può andare avanti a giocarci. Per il resto, bah, mh, secondo me è difficile. Anzi, sono convinto. Che, la nicchia. No, sono convinto che sia impossibile dare una risposta oggettiva perché le situazioni di tutti noi sono talmente diverse a livello di tempi a livello di monitor barra televisori liberi o occupati in casa a livello di dispositivi che già abbiamo in casa e da cui poi nasce o non nasce l'esigenza di eh, dispositivi come, come questo cioè io fino a qualche anno fa, cioè dal pre bimbe, mai mi sarei, anche prima di Switch mai avrei pensato di dover dar così tanta importanza alla portatilità di, eh, di un dispositivo, cioè non avrei mai pensato di dover ricorrere alla portatilità per poter permettermi di giocare di più. Non dico tanto. quanto In un certo senso prima. anche io, prima del bar. Uh -huh. Ora, questi dispositivi, in particolare sia Steam Deck che Rogalli, ti permettono di portare avanti la tua partita che hai su PC, che stai andando avanti su Steam, ad esempio. No? Uh -huh. E a me anche questa viene comoda perché io purtroppo adesso pure con gli orari di merda che faccio al bar... E nei tempi morti posso portare avanti la stessa partita che mi sto godendo a casa. Con i salvataggi condivisi, no? Esatto, esatto. Mm. salvataggi in cloud. Tutto qua, Beh, anche, anche Game Pass, tutto, tutto in e certo. eh, infatti, è una cosa che io avevo eh, testato per la prima volta. Proprio grazie ai giochi con il Game Pass eh, del Game Pass, eh, passando da eh, mh, Xcloud alla, alla console, ed è una cosa che oggi come oggi faccio fatica a perdermi per strada cioè non mi era mai capitato per carità di avere tipo la possibilità adesso sì, di giocare con ps5 eh, sia cioè, o dalla console o tramite qua ok che lì stiamo parlando di riproduzione remota quindi è un altro discorso ancora però ehm, è un po tra virgolette quello che uno fa con Switch, no, che lì non si parla di salvataggi condivisi, però la console è sempre la stessa e quindi sì. la, la, dai continuità alla tua partita, alla tua avventura, sì, no? sì. sì, sì. Eh, una cosa che apparentemente non c'entra molto, ma a mio avviso, una console che nel 2024 vale assolutamente la pena se uno ha 5 600 euro di budget e Meta Quest 3. Cazzo c'entra, insomma. <ride> Basti vedere Portal a mo. Così a caso. È effettivamente castrata. Per chi l'ha presa, fa qualche fa quel che voleva che facesse. Un costrutto un po' da rivedere. Però, mh, secondo me, Portal non è una console, non è castrata. Cioè, Portal è quello, punto e fa quello sì, è... cioè castrata nel non momento cui... chiamarla esatto cioè è castrata <ride> nel momento in cui dici figa io da una cosa del genere mi aspettavo che pur sempre in remoto dalla play potesse vedere Netflix e invece non puoi e quella è una stronzata cioè quella è una cosa che nel momento in cui è stato annunciato ovviamente non è stato detto che io magari acquirente avrei dato per scontato e invece mi, sare... mi sarebbero girati i coglioni. Ecco. Abbiamo parlato di schermo, autonomia, di fluidità, ergonomia. L'audio... L'audio è un pelo meglio su... anzi neanche più di un pelo, è meglio su Rogalli, però sinceramente gioco con le cuffie, quindi... Non... <ride> no, ah, io eh, ho giocato, quando ho giocato sempre, ripeto, in riproduzione remota dall'Xbox... Mm, non ho giocato con le cuffie, non avevo un volume particolarmente alto perché comunque ero in sala quindi non potevo... Cioè, oltre a essere sfrattato dal televisore, devo anche tenere bassa il volume perché io devo comunque eh. presenziare, ok? Però non devo rompere i coglioni, in buona sostanza, no? Allora, quindi... Se mettiamo i volumi al massimo di entrambe, Rogalli ha un, un audio più potente e più pulito, ma fa un bordello cioè, ne è, pure giocando da solo mi, mi vergognerei ad avere un volume così elevato. Uh -huh. quindi, un, quindi sì, se devo dire chi delle due ha un audio migliore ti dico Rogalli, ma se devi metterti a regolare il volume perché devi giocare a volume basso, usare le cuffie, non è inutile che stai a guardare l'audio. Certo, con un PC da gaming Steam Deck... Steam Deck ha senso per chi lavora tutto il giorno al PC e la sera ha voglia di staccare e giocare a roba della libreria di Steam. Ma scusami, Dalfi, ma tu dici, con un PC da gaming, Steam Deck ha senso per chi lavora tutto il giorno al PC e la sera ha voglia di staccare. Ma se uno lavora tutto il giorno col PC e la sera ha voglia di staccare, perché dovrebbe avere un PC da gaming? No, non l'ho capito. Sta... Cioè. Ci sono due premesse che stridono tra loro. Io la uso praticamente per quello. Pauso la partita a casa, la riprendo a lavoro in pausa pranzo e poi la riprendo a casa. Oppure c'è anche la voglia che non hai la sbatta di stare seduto al pc e vuoi stare stravaccato sul letto. Steam Deck mi ha praticamente svoltato il videogiocare. Eh, meno male. Io. Cioè. Sarà che ho una concezione arcaica, o forse è la concezione giusta, ma oggi che esistono queste cose qua sono diventati tutti molto più gender-fluid, ma cioè, io ho la questa visione futura del, del pcista, ancora che è legato fortemente al suo cazzo di, di PC. È la sua cazzo di postazione da gaming che ha pagato un fottio di soldi. Quindi nel momento in cui uno si è predisposto a questa Cristo di Batcaverna, vaffanculo lo Steam Deck e vaffanculo fanculo Rogalli. No, adesso figa, tutti hanno bisogno di giocarci stravaccati sul letto? o successo. Ho successo? Boh. Domanda per Mario. Di che? Tra pro e contro. Tra pro e contro e il prezzo tra le due, in definitiva tagliamo la testa al toro. Tra le due, quale consigli? Eh, non è facile, eh, però. Come risposta, questa eh non è facile. Però, guarda, che allora, escludendo lo Steam Deck da 64 Giga, che non so chi cazzo lo. Se poi mi dici, eh, io poi dopo compro l'hard disk interno eh, allora abbiamo raggiunto il Vabbè. prezzo delle altre. Esatto. Eh, guarda, che anche Rogalli adesso non costa mica tanto. Cioè, si è trovata anche sotto i 400 euro. Oh, ostia! No, sì. calma. Sotto i 400 Beh, euro, vabbè, però vabbè. era la versione da clochard, sicuramente. Eh, vabbè, allora, se dobbiamo paragonare la versione da clochard... Eh, cioè... vabbè, figa, allora è come... Cioè, io farei un paragone tra il top gamma di entrambe. E eh, allora... Se... Arrogare... Cioè, scusami, eh. Nel momento in cui uno decide di spendere... 400 euro perché trova in offerta la versione scagata di Rogalli? No, figa! No! Cioè, secondo me non hanno senso di esistere. Io non... Ma è, è, è come il discorso dell'iPhone SE. Cioè, boh... Sì, io... ma io concordo con te, però non è che... Può, cioè, non posso segnare. Tu lo vedi anche tu in giro la gente che fa pugni per 3 euro di sconto. No, calma. Un conto è dire... Faccio a pugni per 3 euro di sconto eh no, perché le persone... Sì, ma prendendo la versione Barbona. Quanti hanno preso anche sul gruppo la 64 GB? Eh, no, anche non, so, a me non, non le capisco cosa, queste cose. Sono. Non le capisco. <ride> eh, eh, no, no, io se devo votare voto Rogaglia. Eh. Voto per meno sbatta. Probabilmente uno Steam Deck 2, confronto a Rogalli 2, potrebbe vincere Steam Deck 2 se mettessero a posto tutto il lato user-friendly mm. di, di Steam Deck. Però a, a come stanno oggi le cose, io voterei Rogalli. Perché è, è, ha meno rotture di cazzo di compatibilità. Ma solo a livello di gioco, eh, ragazzi. Linux lo so anch'io che è meglio di Windows, però a livello di gioco ancora no. Non lo so, io mh, nel momento in cui uno chiede cosa consigli, io eh, nel tuo caso mh, farei fatica a consigliare. Cioè io, come hai fatto tu finora, mh, direi magari tra le due opzioni, quella con cui mi sono trovato meglio, tra le due, visto che hai avuto l'opportunità di provarle entrambe, di, di averle entrambe, ma non esiste, secondo me, una cazzo di, di un dispositivo migliore degli altri. Beh, ho capito, Soprattutto poi se la... poi uno mi tira fuori anche il discorso prezzo. E vabbè, su, su quello ulteriormente non, uno non, no, non ci può mettere bocca. Figa, secondo me. Sì. Ma pronto per questo. È stato chiesto a me. Io ti dico così. Certo, certo. Però sì. Ma anche perché. Senza conoscere chi ho di fronte è anche difficile. Perché se tu mi chiedessi consiglio, io non te l'avrei consigliata, infatti, non te la consigliai. <ride> ma proprio. se ho davanti a uno che ne sa di computer, non gli dico no, guarda, Steam deck evitalo. Ma se, se ci sai fare pam, prendilo, anzi. Certo. Eh, però anche qua Thomas dice: Ma tu vuoi lo stratop di gamma. Se la versione Barbona viene 300 euro in meno perché va in sconto, inizia a pensarci. E io ti rispondo: sempre. Partendo dal mio modo di pensare che nel momento in cui ho un top gamma a 1000 euro e c'è una versione più scagata che ne costa 800 e la trovo scontata, calcola quanti se ci sono già, la trovo scontata a 600 euro. No, non lo compro perché nel momento in cui c'è una versione migliore di un, di un dispositivo che vorrei comprare... Non ce la faccio a spendere solo, tra virgolette, 600 euro quando so che potrei spenderne di più e comprare il top gamma. Non ce la faccio, mi sta sul cazzo. Ed è per quello che in questo mondo qua di questi dispositivi mi trovo ulteriormente nella merda. Proprio perché con 100 euro in più c'è quel modello là di quella marca che ha in più la versione migliore, cazzo ne so, dell'autonomia, cioè ha un'autonomia migliore, quell'altra è figa, costa un po' meno, però l'ergonomia, quello là, dice che è migliore. Cioè, è molto, molto difficile riuscire ad avere, innanzitutto, una risposta oggettiva, secondo me, e ancor di più, è difficile trovare un, una via di di, di di fuga, nel senso di dire, boh, io ho fatto Prendo questa strada, compro quella console, se poi non, non le provate. Infatti ancora di servizio è qualcuno che prende la decisione per te. Giusto. No, <ride> ma io mi conosco e ripeto, se non fosse stato per te che mi hai inviato questa, io sarei ancora lì a dire ma mi mu, non so, e non comprerei un cazzo. Non comprerei un cazzo. Io capisco, ma l'utenza media probabilmente... No, 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 non parliamo di utenza media, perché questi oggetti qua non sono per l'utenza media, eh. L'utenza media non sa nemmeno che cazzo sia uno Steam Deck. Attenzione! Probabilmente non ragiono così. Io avessi la possibilità, ragionerei come te probabilmente. Ne riparliamo fra sei mesi. Va bene, ok, però indipendentemente da, eh, da tutto mh, è molto difficile. È molto difficile. Anche perché Secondo, rispondo ad Art, non le venderei. Comprerei anche quello, no, cos'era la domanda? Non lo so, se eh, cioè, venderei il deck o steam deck per comprare Legion Go se sapessi che quel 10% in più. Beh, correggimi se sbaglio. Domani esce Roghelli 2. La vendi, no? La prima, che cazzo ne fai? Di vabbè, hai ragione. Infatti, perché gli switch non li ho tenuti tutti. Vabbè, vaffanculo, quelli lì figati. <ride> collezioni, eh, vabbè, cosa vuol dire? no? Però per dire, io che ho sempre collezionato no, le console, ma non ho venduto un cazzo. L'unica la prima volta che ho venduto qualcosa è stata la scheda video a Rick, mm. non lo so, però, ripeto ok che sono cambiato io il mio stile di vita e tutto quanto anch'io ho sempre tenuto tutto ma nel momento in cui mi hanno detto playstation 5 è retrocompatibile con la libreria ps4 così cioè la ps4 ma al volo figa a parte che vabbè ho un odio profondo con quella, con quella console figa immediatamente l'ho data dentro ma subito subito Cosa ne che? poi? Dov'è? Vabbè. Eh, motivo per il quale... Aspetta, eh? Stefano, io invece la penso all'opposto. Se posso risparmiare lo farò sempre. Aspettando le offerte e pazientando, ovvio, non deve compromettere nettamente l'esperienza d'uso. Cioè, compromettere l'esperienza d'uso. Secondo me, nel momento in cui uno, anche solo banalmente, deve decidere di risparmiare e comprare Steam Deck LCD e rispetto a Steam OLED, l'esperienza d'uso è compromessa. Perché sul mercato esiste una, una versione migliore di quello che tu compri perché sei un barbone che ti migliora l'esperienza di gioco. Motivo per il quale non ho mai preso una console a lancio in vita mia. Vabbè, ma quello ci sta. Cioè un altro discorso non ha molto senso considerare un dispositivo portatile perché anche la batteria si rovina dopo anni sì va bene ok vabbè comunque qua stiamo adesso sfociando in, in discorsi diversi da, da quello rispondendo cui... a Sanjo mm? no Rimane, siccome alla fine de della fiera sono dei pc basta regolare un po' le impostazioni e poi giocare per un bel po' le nuove uscite Okay. c'è gente che gioca con i dovuti se ma a giochi del livello di cyberpunk con computer di vent'anni fa sì beh ovvio qua non ci giochi in 4k cioè. non ci giochi in 4k <ride> qua però regolando le varie impostazioni riesci anche ad andare avanti per anni eh. mm. con i giusti compromessi poi con i giusti compromessi parli. ma che sono compromessi che se vogliamo anche figli del fatto che è una cazzo di console portatile non è un pc sì ovviamente eh. se, se a te danno così fastidio i compromessi non prendi una roba del genere facilmente esatto va bene Mario io adesso stacco che devo eh, preparare tutto quanto qua a casa ti ringrazio ancora per questa ulteriore ehm, chiacchierata ancora più approfondita e ti ringrazio ovviamente per l'invio del, che mi ha permesso di, poter, di poterne parlare anche se un po' in punta di piedi per l'uso che non ho fatto finora, però con una sorta di eh, cognizione di causa. Beh, okay. È stato un piacere, grazie Torno mille. Non guardare Mario. i miei Pornini, <ride> che gran finale! Ce lo ricorderemo così. Ciao Mario, grazie ancora. Ciao. Ciao. Allora, chiudiamo qua e chiudiamo questa <ride> che scemo Cristo, questa schermata. Allora, io devo ringraziare il Mattia, Ale Matteoli, Birbau, eh Birbau, Zelolman, Ricky, Crash, Crash BC, Ale Ferreri, Marco, Mar Ah no, questi qua sono già dell'altro giorno. Grazie Ok ragazzi, bene. Ora, oggi è lunedì, non mi ricordo come... Dunque domani no, mercoledì forse live pizza, devo verificare, giovedì attenzione, live a 4. Saremo io, Thomas, Stefano May e Miloz a parlare di Nobody Saves the World, il titolo che eh, stiamo giocando tutti quanti, anzi praticamente tutti hanno già finito tranne me e... Ciò sarà fonte di eh, incazzature sicuramente. Un bacione a tutti quanti, buona serata e ci vediamo. Ciao!